prima, Salernitana-Milan, 2 anni fa si giocò a quest'ora, penso fosse venerdì o sabato, non ricordo. La Salernitana era ultima in classifica, allenata da Davide Nicola. Si fece un 2-2 bruttissimo, mi ricordo. È stata una delle partite che mi ha fatto più rosicare, penso, nell'arco degli ultimi 3-4 anni. Pensate, paradossalmente ho rosicato più per quella che per qualsiasi derby perso dopo. Non dobbiamo fare passi falsi, ragazzi. Thousands of tears later. Compagna Mazzocchi, Bonazzoli lo aspetta e lo manda al cross. No, al cross, no. Dentro. Prende posizione Djuric in area! Milan Djuric da una frustata tremenda al pallone. 2-1 per la Salernitana. Cerca di quella palla sull'esterno per andare tutti dentro, ma trovare un giocatore che diventa determinante quando la palla passa a 2 centimetri. L'anno scorso una partita dominata, l'abbiamo vinta di misura. È la partita dove nel video sfogo post partita, nonostante la vittoria, vi dissi che il Milan, per come giocò contro la Salernitana appunto, stava per andare incontro a diversi problemi. Sono stato riempito di insulti, ma il mese di gennaio del 2023 non è stato il migliore per il Milan, e lo sapete, io ci avevo visto lunghissimo. Io l'ho detto a inizio live, perché ero su Twitch, godetevi questa partita, perché dalle prossime sarà una bestemmia continua. La Supercoppa, la partita in casa con la Roma, a Roma con la Lazio, la Champions League, il derby del 5 febbraio, ragazzi, tempo per attacchi di panico ne avremo infiniti se dobbiamo giocare così. È un campo difficile, ma il Milan, ragazzi, è chiamato a dare il meglio di sé, meglio calcio, sotto ogni punto di vista. Speriamo che la partita sia di buon auspicio, speriamo di vincere. Poi le chiacchiere rimandate al post partita. Mi vado a cambiare. E ragazzi, è arrivato il momento di mettersi le cuffie. Daniele Doveri, arbitro di stasera. Comunque, battiamo noi. Cazzo, c'è una visuale altissima. Pare la visuale della PlayStation 5 che hanno messo da FIFA 21 in poi. Questa visuale dall'alto ricorda un po' quella del vecchio stadio del Tottenham, il White Hart Lane. Non so se lo ricordate, che c'era questa visuale tipo pareva un drone. Anche lo stadio del Genoa ce l'aveva una volta. Poi devono aver cambiato le regie e la cosa è diventata di differente. Comunque abbiamo iniziato, godiamoci la partita. Io intanto mangio un bel kebabino, perché tra l'altro ho detto no salse, mi ci hanno messo il ketchup, perché ero al Christmas World di Roma oggi pomeriggio. Sono appena tornato a casa tipo 20 minuti fa, e tra l'altro la mia ragazza abbiamo registrato anche un video molto carino che spero di farvi uscire a breve, molto a tema natalizio ovviamente, però ce l'ho fatta ovviamente a rincasare in tempo per la partita. Questo kebab, ragazzi, esplode. Possibile rigore, ma rigore di cosa? Oh, con tutte le partite che Pippo Inzaghi ha perso quando allenava il Milan, può anche perdere quando lo allena contro, Leao. Prova ad andare dentro, Reinders vuole. Tira. Cerca l'angolino. Perché? Spiega. Perché? Perché? Non lascia uscire. Motivo. Motiva. Come a scuola, motiva la tua risposta. Dai, forza, risposta, ce la puoi fare. C'è un arco. Prova ad andare. No, no, dentro, attenzione. Secondo palo. Madonna, fuori ribattuto da Hernandez. Bradaric con il sinistro, non colpisce bene. Mette un assist Maignan. Maignan in angolo. Tutto buono, tutte posizioni regolari. Ci sono andati vicinissimi, ragazzi, più di noi. In difesa siete proprio dei cialtroni, oh. Proprio le sante dormienti siete. Cazzo, com'è freddo. E comunque sì, mi sono dimenticato il pezzo forte, ragazzi. Benacer. Nah. Pulisic. Ebbè, non era male. Però, ragazzi, abbiamo fatto 3 tiri tutti da fuori area. Allora, recap di questi primi 12 minuti e 39 adesso. Allora, la Salernitana non è messa male in campo. Come tante squadre che abbiamo affrontato quest'anno, sta adottando il metodo Udinese. Tutti dietro e ciao. Anche se sono convinto che questa è la più partita da Jovic, più che da Giroud. Però, oh, 13 minuti ancora, lasciatevi giocare. Calcio punizione che batterà. Reinders dentro, Leao la mette dentro, rimane lì, c'è gol di Ficaio Tomori, che ci è andato vicino contro Newcastle. Non mi dica che stai rotto esultando. Terzo gol di Tomori quest'anno, ragazzi. Questa penso sia la miglior stagione di Tomori da quando è il Milan, meglio della prima, perché dopo l'espulsione con la Roma, la terza giornata, ragazzi, è diventato un fulmine. Assist
del 98 della Salernitana. Leao che fa un assist simil quello per Simic domenica. Tomori deve solo spingere con la testa, buttarla dentro, ragazzi. C'è il gol del difensore inglese. Ragazzi, lui è un uomo che ha coraggio. Potevano essere 4 con quella Newcastle, però ragazzi, è un uomo che ha coraggio, un uomo che si butta al centro. E mi fa rodere il culo che lo facciano più difensori. Guardate Simic piuttosto che gli attaccanti. Speriamo di continuare così, ragazzi. Ternandez, madonna ragazzi, che partita aberrante di Ternandez. Veramente Ternandez è quel giocatore che bastano 5 minuti per capire se è in giornata oppure no. Ragazzi, però questi qui difendere e attaccare, attaccano. A parte che attaccare contro il Milan, ragazzi, ci hanno ben dimostrato che non è così difficile. Oddio! Cosa ha preso Maignan? Palla ancora lì Mazzocchi. Maignan, cosa ha preso? Tiro di Mazzocchi. Anzi, cosa di Candreva? Quasi autogol di Bennacer. Lui fa ormai da Frosinone in poi una parata importante a partita. Che gli volete dire? L'Atalanta l'ha fatti 5 se era per lui. Attenzione Castanos, no. Candreva sinistro. Maignan non so se ha toccato. Protesta Candreva. Qua ragazzi è rimasto solo Tomori, che comunque ha fatto una copertura della Madonna. Poi è entrato anche Ternandez. Costruire un'altra collaborazione. Leao viene fermato. Leao fermato. Giallo. Arriva il cartellino giallo per Raffaele. Quanto sarei coglione? Tanto. Milan che si è un po' spento ultimamente. Non vorrei che succeda quello che sto pensando. Palla dentro verso Dia, che sta per fare una rovesciata. Calabria la toglie dalla testa. C'è un'attenzione. Candreva dentro. Maignan su Castanos. Cosa ha preso? Ha tirato una mina questo. Importante il terzo del primo tempo. Potrebbe essere 3-1 per la Salernitana, ragazzi. E noi abbiamo fatto un tiro a modo ed è diventato gol. Angolo, angolo, angolo. Fazio gol. Era nell'aria, ragazzi. Era nell'aria. Era nell'aria, ragazzi. Abbiamo preso gol dagli ultimi in classifica. Minuto 42. Gol di Fazio. Se lo sono completamente meritato, ragazzi. Abbiamo preso gol da uno dei giocatori più scarsi della Serie A. Cioè, tra tutti i giocatori, Fazio. È inutile vincere una partita e poi far finta che non sia successo niente, ragazzi. Ragazzi, avete detto che era un campo difficile, eh? Più che altro 19 gol subiti in 17 partite. Questo è grave. Cioè, questa è una difesa da 15esimo-16esimo posto in classifica. Però intanto vi hanno insegnato che si può far gol da calcio d'angolo. Ragazzi, è la stessa partita di 2 anni fa. Paro paro. Questi si chiudono e ripartono. Fanno bene. Pulisic, qua c'è un fallo di Castanos e c'è un giallo clamoroso. Altra partita che iniziamo nel migliore dei modi e poi buttiamo completamente al cesso. Renders, Ternandez tira. Addirittura il tiro, Ternandez Costil. Cazzo, tiri da 40 metri. La Salernitana sta creando qualche difficoltà al Milan. Qualche? Ma cosa protesta Inzaghi? Cosa protesta? Cioè, tale fratello, uguale. Raga, è il cognome. Cioè, questo prende la palla in faccia, chiama la mano. Fino al primo tempo, ragazzi. Il Milan, dopo il gol, ha smesso di giocare. Ha ricominciato a fare il Milan banale. E direi anche giustamente, è stato punito. Ci vediamo per il secondo tempo, ricco di emozioni. Rimanete qui, perché il secondo tempo, ragazzi, regalerà emozioni. Entra Simic, ragazzi. Battono loro, raga. Si parte. Vedete, finisce 2-2 come 2 anni fa. Reinders va dentro verso Leao, la mette. Ma tira, tira, fra, tira. La rimessa dentro. Cioè, perché questa cosa la può fare oltranza. Ma abbiamo capito che su confusione in area Leao mette la palla dentro e si va a fare gol. Ma non è sempre così. Ternandez la palla dentro.
Pirola ancora non ne azzecca mezza, oh. Che due coglioni, ragazzi. No, ma il Milan può vincere la Coppa Italia e l'Europa League. Certo, giocando così, ragazzi, vinci la Coppa dei Calci in culo. Leao, madonna, ragazzi. Da quanto non segna Leao in campionato? Ha fatto un gol in 14 partite, vero? Quello che due anni fa era il giocatore più forte della Serie A, quello che ha voluto quasi 7 milioni di stipendio, ha fatto un solo gol contro il PSG. Del resto, ragazzi, ha buttato lì qualche assist. E del resto ha fatto veramente pena. Però va bene. I difensori del Milan, ragazzi, non affrontano gli attaccanti. Più gli attaccanti vanno avanti, più questi indietreggiano. Non ha un cazzo di senso, ragazzi. Mo si piglia gol, ragazzi. Mo si piglia gol. Madonna Leao, ragazzi. Che urto di giocatore. Siamo forse al 14° cross stasera. Costile, ragazzi. Costile ha regalato la palla a Pulisic, che l'ha rimessa di testa verso Fazio. Io ho perso le parole. Verso le parole. Tra questo match. Reinders con una gran giocata. Reinders, Loftus Cheek, Loftus Cheek, Loftus Cheek. Sinistro, la parata di Costil. Allontana con i punti. Secondo tiro in porta. Primo dopo il gol. Grande movimento corto lungo. E sono ultimi in classifica questi, eh. E un'altra palla persa. C'è una. I quei mesi. Fuori gioco. Si è no, raga, infortunio muscolare per Tomori. Io sto ridendo troppo. Manca un difensore, dai, che fanno gol. Gol! Candreva! Alzis! Al 63esimo. Ragazzi, quanto era ovvio che sarebbe successo. Quanto era ovvio. Ma teniamoci Pioli. Teniamocelo, perché ha battuto il Monza. Ma sì, ragazzi, gli ultimi in classifica. Io penso che la vergogna sia stata già raggiunta da un po', ma qua veramente confermata. C'era un giocatore a terra, la palla andava messa fuori, sì, ma il Milan adesso doveva essere 4-0. Non per quanto riguarda l'occasione, ma per quanto riguarda la partita, che è gol di Candreva, ragazzi. E l'onaccio di Maignan, che io non me la sento neanche di incolparlo. Mi preoccupa più l'infortunio di Tomori che il gol di Candreva. Cioè, avete capito il Milan dov'è finito? Due mesi fuori. Esattamente come due anni fa, ragazzi. Stessa partita. Il Milan che parte sufficientemente bene, trova il gol e smette di giocare. Che dire, ragazzi? Un'altra serata di fine settimana che uno potrebbe veramente uscire, bere, ubriacarsi, festeggiare. E invece si ritrova qui a vedere sempre la solita partita. È uno schema al limite. Attenzione! Parata di Maignan. Maignan compie una grandissima parata. Beh, ho visto il 3-1 passarmi davanti, ma tanto cosa cambia? Però ha vinto con Newcastle il Milan, quindi è intoccabile Pioli, ha vinto con Newcastle. Donna, io vi giuro, domani mi voglio svegliare la mattina e leggere Pioli esonerato, perché dopo questa, ragazzi, è vergognoso. Per me Pioli in giro di 4-5 anni vale una squadra che lotta per la salvezza. Cioè, guardate, lo Florenzia la palla, Loftus Cheek completamente libero in mezzo al campo, neanche lo guarda. Che squadra allo sbando. Leao, vediamo cosa combina. Se sbatte contro Candreva. Invece no, la palla dentro. Costil, che parata ha fatto. Doppia parata. Vabbè, ma è giusto così, ragazzi. Maignan ha fatto 64 parate, è giusto così. Se una volta poi anche il loro portiere al terzo tiro in porta, è giusto così. Cioè, ragazzi, siamo arrivati a 3 infortuni in 2 partite. Milan comincia ad attaccare 20 minuti dopo aver preso gol. Complimenti. Ma tanto la Serenitana retrocede, ragazzi. Ciucuece in bocca a Costil. In bocca Ciucuece, 30 milioni, tira da 30 metri in bocca al portiere. Maignan non fa partire nessun contropiede. Che due coglioni. Aspetta che rientrino tutti prima di rinviare la palla. Cioè, Inzaghi sta vincendo, sta spaccando la panchina, quell'altro non sta facendo un cazzo. E lì così, l'allenatore dell'AC Milan, 19 scudetti.
scudetti, 7 coppe dei campioni, e il suo allenatore si permette, sotto 2-1 all'87esimo contro l'ultima in classifica, di stare in panchina così. Complimenti, complimenti a lui e a chi ce lo tiene lì. Poi magari il Milan vince col Sassuolo, allora è perdonato. Non capite un cazzo! Loftus Cheek, Calabria. Calabria va dentro verso Giroud. Va dentro, c'è il gol di Jovic. E pareggia la partita. Adesso non le esonerano più perché l'ha pareggiata, capito? Che squadra del cazzo! Adesso non le esonerano più perché l'ha pareggiata. Quando ho detto che Jovic doveva giocare titolare oggi, mi avete dato dello scemo. E anche oggi ho avuto ragione. Anche oggi ne ho predetta un'altra. Jovic doveva giocare titolare. Giroud al decimo del primo tempo andava tolto dal cazzo. Ancora vicini i due attaccanti centrali del Milan, c'è anche Calabria. Va dentro Calabria, la parata di Costil. In tuffo evita il 3-2 del capitano del Milan. Leao, ancora per Teo Hernandez. È veramente un giocatore aberrante. Si è aperto un pezzo di campo. Leao no. Per il tiro lo piazza male. E questa non ha capito da sfruttare meglio, perché aveva avuto tutto il campo per arrivare. Due minuti alla fine, Leao, giocatore che ha voluto 6 milioni, calcia da fuori area, 8 metri fuori dalla porta. Ditemi voi se uno così non deve passare 6 partite in panchina. C'è un rosso. Rosso per Fiorillo. Ma si può fare rissa con la Salernitana al 94esimo sul 2-2? Ha fischiato la fine. Daniele Doveri, 2-2 alla Rechi. Vabbè che non avremmo mai fatto gol, però io non ho parole. Che schifo, ragazzi. Che schifo di squadra.